Allora, buonasera a tutti e benvenuti alla Fondazione Primoli. Questa è l'ultima conferenza del professor Di Giacomo del ciclo dedicato a Shakespeare, iniziato lo scorso anno e proseguito ancora per tutto il 2018. Mi sembra che abbia avuto un ottimo successo, ho avuto anche personalmente molti positivi riscontri e appunto la Fondazione Primoli proprio per questo ha creato, se non ho capito male, una sorta di spazio, diciamo, web dedicato appunto a queste conferenze e a tutte le attività, diciamo, che ruotano intorno al tema. I temi shakespeariani e che sono anche propri e caratteristici, diciamo, del Museo Grazzi. Quindi è stata questa la ragione per la quale il professor Di Giacomo, che da molto tempo si occupa di Shakespeare, e che ha tenuto queste conferenze anche in luoghi, diciamo, ovviamente più prestigiosi della stessa Primoli, che è un luogo, come vedete, bellissimo, anche di grande e lunga tradizione, e però lui ha, diciamo, presentato conferenze su Shakespeare anche all'Eliseo, insomma, in altri spazi pubblici importanti. Quindi di questo, diciamo, lo ringrazio perché ci ha gentilmente offerto questa possibilità. Purtroppo il museo, non avendo risorse finanziarie particolari, non ha potuto, diciamo, sostenere in prima persona queste attività, e di questo mi dolgo particolarmente, quindi lo dico pubblicamente perché così magari forse arriverà ai nostri vertici in qualche modo e qualcuno potrà sensibilizzarsi, cosa che mi auguro, perché effettivamente i musei sono anche in grande difficoltà, in modo particolare i musei più piccoli, che come appunto il Museo Grazzi, che però è un museo di alto livello per la qualità della collezione, per le opere che vanno appunto da David a Canova e, diciamo, a De Marais, a Kert, insomma, tanti altri artisti molto, molto importanti. Quindi dicevo, oggi siamo all'ultima conferenza, che è dedicata, forse non a caso direi, alla tempesta di Shakespeare, alla quale l'anno scorso è stata anche dedicata a una mostra di artisti contemporanei che hanno lavorato appunto su questo tema, cioè sul tema della tempesta. E l'esito anche di quell'esperienza è stato poi una monografia, che è stata anche quella fortunatamente finanziata, sponsorizzata dal Poligrafico dello Stato, e quindi abbiamo potuto pubblicare non solo il preziosissimo intervento del professor Di Giacomo, anche molto, molto ampio, molto ricco, sulla tempesta, ma anche altri, diciamo, contributi e soprattutto tutte le immagini delle opere che gli artisti avevano prodotto per questa mostra, in particolare disegni, cioè libri d'artista, che poi la mostra era, diciamo, sostanzialmente dedicata al libro d'artista. Quindi è con molto piacere che passo la parola al professor Di Giacomo, professore di estetica alla Sapienza, ordinario di estetica alla Sapienza di Roma, che ormai tutti quanti conoscete e che conoscevate già prima, ma insomma il pubblico della Fondazione e del Museo ha potuto apprezzare anche nel corso di questi anni, diciamo, di questi ultimi due anni, attraverso, direi, questa serie molto compatta, molto omogenea, anche se nella diversità, che però, diciamo, ha avuto veramente un filo conduttore. Non solo perché si tratta appunto di drammi, cioè, di opere shakespeariane, ma proprio nell'approccio, direi, quindi proprio nel tipo di lettura che è stata offerta, nel tipo di interpretazione che non è stata appunto cioè legata ad una singola opera affrontata in un modo mentre le altre, no, in un'altra. C'è stato un disegno, un frame che tiene insieme poi tutta la presentazione, diciamo, di questa serie.
quindi anche di questo ringrazio, diciamo, per la coerenza e per la, l'aver ricercato proprio una unità nella, nella differenza. Quindi ringrazio il pubblico presente e passo la parola al professor Di Giacomo. Bene, grazie. Sì, siamo all'ultimo incontro di quest'anno, come si dice, ultima scelta. Speriamo che sia... Che sia no, l'ultimo incontro di quest'anno, per guardarsi, vediamo cosa succederà. Ecco, avevamo cominciato sì, l'anno scorso sì. I programmi che abbiamo trattato sono, l'anno scorso sono stato l'Otello e il Re Lear. E quest'anno abbiamo fatto l'Amleto, il Antonio e Cleopatra, Macbeth e oggi la Tempesta. E dunque la Tempesta, sì, diceva giustamente l'amica Pina, perché Pina di Monte, la professoressa Pina di Monte, che insomma, l'ultima è anche l'ultima opera di Shakespeare, come sappiamo, è un'opera molto complessa, perché apparentemente ha il tenore, la struttura di una fiaba, e invece poi è una fiaba in cui ci si perde dentro. E sicuramente La Tempesta è un testo complesso, pluristratificato, quindi si può tentare così di vederne questa stratificazione a mano che si va avanti, come si incontra e scontra. E io dovrei dare per scontato che tutti la conoscono, so benissimo che molti di voi la conoscono molto bene, però insomma, per chi non la conosce bene, anche che se io segua un po' il testo, La Tempesta è una sorta di, sì, dicevo prima, ma come una fiaba. E poi è vero, l'ultima opera di Shakespeare, perché è quella in cui l'autore, in cui Shakespeare esce fuori, nel senso che esce fuori dalla parte, il protagonista, scusate. Ecco, Shakespeare poi fa sì che il protagonista, Prospero, alla fine, ed è l'unica opera, esca dalla parte che interpretava, quella appunto di Prospero, il marito che regna su quest'isola, e si rivolge direttamente agli spettatori, perché è una cosa che in genere a teatro non si faceva, non era voluto fare, e poi lo sappiamo nel 200 invece, questo rivolgersi agli spettatori diventerà qualcosa che viene usato abbastanza, basti pensare a Pirandello. Ecco, qui alla fine Prospero si rivolge agli spettatori, sarà importantissimo questo dialogo con gli spettatori, perché poi è un dialogo con gli spettatori, vuol dire riconoscere una realtà vera, autentica, che è la realtà che sta al di là della rappresentazione. La rappresentazione si è sforzato, ha fatto di tutto per rappresentare la realtà, ma di fatto alla fine la rappresentazione fallisce rispetto alla realtà. La realtà resta inesorabilmente altra rispetto alla rappresentazione. Di questo, perché questo sforzo di rappresentare la realtà è anche il tentativo di dare alla realtà un senso, che non è più un senso, ma è il senso definitivo, laddove il riconoscimento che la realtà è altra dalla rappresentazione, resta inesorabilmente fuori dalla rappresentazione, non si può rappresentare, la realtà è più forte della rappresentazione, ma indica che questo senso non è un senso definitivo che si possa dare alla realtà, la realtà sfugge a ogni tentativo di darle un significato assoluto. Questo Shakespeare lo sa bene, se ricordate, verso la fine del Macbeth, nell'ultimo bellissimo monologo, forse lo dovrò riprendere perché è vicino a certe affermazioni che troviamo nella Tempesta, lì Macbeth dichiara che la realtà è un suono, neanche più di realtà, è un suono. Solo che nel Macbeth si aggiunge anche una cosa molto decisa, è un sogno che non ha alcun senso.
valore, non ha un significato, e tentare di darglielo è come dire essere destinato al tramonto. Beh, la tempesta esplicita e confessa proprio tutto questo, confessa questo suo tentativo di dare un senso alla realtà attraverso la rappresentazione. È un'illusione, ed è un'illusione che è stata sconfitta, della quale l'illusione si deve dichiarare inesorabilmente. Anche per questo un grande studioso shakespeariano, Jean Cotte, ha scritto quel libro molto importante negli anni 60, Shakespeare, nostro contemporaneo, dove nel primo capitolo dedicato a Re Lear mette in raffronto subito Re Lear con aspettando il Beckett. Questo per mostrare, lui tendeva a mostrare come di fatto Beckett fosse la conseguenza, figlio di Shakespeare, e Shakespeare vivesse attraverso autori novecenteschi come Beckett, dove quello che emerge Beckett forte è proprio questo mondo nel quale il senso non si può più trovare. Che poi non si trovi un senso come senso assoluto non toglie che ci siano dei sensi particolari, di questo lo vedremo adesso. Proprio Jean Cotte diceva che, a proposito della tempesta, che la tempesta è la grande opera delle illusioni perdute. Ecco, si era definita l'opera delle illusioni perdute. È bella come definizione, tutto sta a intendersi che sono le illusioni. Le illusioni di Prospero, le illusioni perdute sono le illusioni di Prospero. L'illudersi di poter raggiungere l'assoluto, cioè di poter superare la contingenza. Ecco, dico subito, come inizio, che la struttura, direi, della tempesta è data questa struttura, dato questo cuore, da due dei personaggi che affiancano Prospero, che sono Ariel, questo fantasma creato, che Prospero ha trovato nell'isola, era racchiuso in un albero, un pino, da una cattiva strega che dominava lì l'isola, sì, Orax, che è la madre di Calibano, e poi Calibano. Ariel è uno spirito, uno spiritello, e Prospero lo ha liberato a condizione però che poi Ariel faccia un po' tutto quello che Prospero desidera, mette in moto, anche la tempesta, qui è inizio proprio la tempesta, è una tempesta che è stata prodotta da Ariel. Ariel ha servito totalmente a Prospero, almeno fino a un certo tempo. Prospero dice, poi io ti libererò. E l'altro è Calibano, che è il figlio di Sicorax, che è un mostro, così viene presentato. Però questo mostro ha molto di umano, e vedremo anche come gli interventi, le parole di Calibano sono molto, molto belle, molto poetiche. Però, ecco, sto parlando subito di questo, prima di iniziare, anche la lettura delle parti, perché è il cuore del problema, per arrivare al cuore del problema. Ariel rappresenta qui il tentativo di Prospero di superare la contingenza e dunque di raggiungere l'assoluto. Questo è il personaggio di Ariel. Laddove invece Califano che invece rappresenta la contingenza, cioè la vita, in quello che è. Ariel è invece questo tentativo di superare la vita, di dare cioè alla vita un senso, che sia il senso. Questa è la contrapposizione Ariel-Califano ed è un po' il problema di fondo di questa tempesta e di Prospero in particolare, questo tentativo. Jean Cotte parla di illusioni perdute proprio questo, perché alla fine nella tempesta la rappresentazione è sconfitta, il tentativo cioè di dare un senso assoluto è dichiarato ormai perduto e anche le svanirà, le illusioni appunto
l'illusione, l'illudersi di poter dare un significato alla realtà, uscendo dalla rappresentazione. Ma uscendo dalla rappresentazione, quello che si trova, che si deve confessare e ammettere, è la realtà, in quello che è della sua, cioè contingenza. E alla fine, quando Prospero si rivolgerà agli spettatori, in fondo non farà che confessare, ammettere questa sconfitta delle sue illusioni. E in questa sconfitta si rende conto che la vita non può essere ricreata, ricostruita. Bisogna accettarla per quello che è. E nello stesso tempo chiede proprio agli spettatori di aiutarlo in questo, di pregare per lui. Ecco, questo è un punto importante, pregare per lui, rivolgersi agli spettatori perché lo aiuti. Dove l'unica cosa che resta, l'unica, ma è tanto, tantissimo, confessare che se la realtà, se la vita non può essere trasformata, resa alta, resa in rappresentazione, superata nella sua contingenza, beh, allora gli uomini devono accettare questa contingenza del vivere, questa dimensione umana. L'accettarla nel modo migliore è quella di aiutarsi tra loro, dove l'aiuto reciproco si configura come una dimensione di pietas, di compassione, di pathos, di partire insieme, cioè di partecipare insieme. Ecco, questa partecipazione è l'augurio finale di Prospero, che è anche poi l'augurio di Shakespeare. Il teatro non vince la vita, ma vive della vita, questo è il vero punto. E allora l'addio al teatro è no, questo per Shakespeare, l'addio al teatro è il rendersi conto che la vita resta sempre altra dal teatro. E allora è vero, quello di Shakespeare non è uno sforzo, un tentativo di ben vedere, di teatralizzare la vita, non è questo il film di Shakespeare, quanto quello di cogliere ciò che di teatrale c'è nella vita. Cosa vuol dire cogliere ciò che di teatrale c'è nella vita? Vuol dire cogliere ciò che nelle cose, nelle realtà, nei fatti, nella vita c'è di illusorio, di finto, appunto, le illusioni. Smascherare questa dimensione di illusione. Per questo mostrare la teatralizzazione che è dentro le cose e della quale teatralizzazione dobbiamo avere il coraggio di liberarci, perché altrimenti è un'illusione dietro la quale continuiamo a correre, ma che non ci svela nulla. Dobbiamo invece prendere atto di quello che è. Ecco, tutto questo viene costruito a mano nella tempesta, e viene costruito questa consapevolezza che la vita la si deve affrontare non da soli, ma insieme. Questa consapevolezza dell'aiuto reciproco, questa consapevolezza implica una dimensione di maturità, che è la vera maturità, il rendersi conto degli altri, la partecipazione agli altri, degli altri, con gli altri. E Shakespeare già aveva annunciato questa dimensione di necessaria maturità per affrontare la vita in quella grandissima tragedia che è il Re Lear. Nella parte finale del Re Lear, Edgar, che avrà poi il compito in qualche modo di tentare di ricostruire le macerie che sono rimaste dopo tutta la tragedia, tutti i morti, cioè soprattutto il fatto che tutto sembra assolutamente insensato, tutto quello che è accaduto. Bene, Edgar, in questo sforzo, in questa consapevolezza di tentare di ricostruire qualche cosa, senza illudersi, anche qui, nessuna illusione, che la ricostruzione sia poi una ricostruzione in grado di sfuggire al tempo e dunque alla contingenza. Siamo nel tempo, siamo nella contingenza, siamo nel divenire. Ecco, Edgar dice: bisogna essere maturi. Ecco, questa è l'indicazione. È l'indicazione di Re Lear che verrà ripresa proprio pieno nella tempesta, la maturità, l'essere maturi, che è una posizione diversa, forse addirittura opposta all'affermazione anche lì nelle ultime battute dell'Amleto, prima del duello,
di Amleto con Laerte, Amleto dice all'amico Orazio: essere pronti è tutto. Ecco, essere pronti. Essere pronti perché essere pronti vuol dire non illudersi, ma essere pronti ad affrontare la realtà in quello e per quello che è, non per quello che noi pensiamo che sia. Ecco, allora, vedete che lì è come se l'Amleto indicasse un'accettazione della realtà, una realtà che si presenta come ad Amleto, come al di là di ogni tentativo di ricostituirla, di ricostruirla, si manifesta come senza senso. Ecco, in Re Lear abbiamo invece questa consapevolezza che sì, è vero, non c'è senso, non c'è un senso assoluto, e tuttavia dobbiamo ugualmente adoperarci, e riconoscendoci nella nostra umanità. Nella tempesta questo è ripreso e ne costituisce addirittura il filo rosso, il filo conduttore. Questo rivolgersi di Prospero al pubblico indica esattamente questa finale presa di coscienza di Shakespeare, che abbandona il teatro, perché come Prospero abbandona il teatro, di fatto l'addio di Prospero agli spettatori è l'addio di Shakespeare al teatro, l'ultima opera. E confessa, il teatro non ha cambiato, non cambia il mondo, ma perché non è questo evidentemente il compito del teatro, il compito della rappresentazione. Forse il compito del teatro non è anche quello della rappresentazione, dove rappresentazione intendo dire la rappresentazione letteraria, pittorica. Il compito del teatro è quello di tentare di configurare la realtà, di metterla in ordine, di dare un ordine, io dico sempre di dare un senso, e poi ci si rende conto in questo addio, in queste illusioni che si sono portate avanti fino a quel momento, rendersi conto che tutto questo, che questa rappresentazione non è in grado di realizzare il suo compito, questa teatralizzazione non raggiunge il suo fine, e che di fatto la vita resta sempre altra, ed è per questo che ci si rivolge direttamente alla vita. È interessante questo, perché per altri versi poi questo riconoscimento che la vita è altra dal teatro, sebbene il teatro tenti di acciuffare, di prendere la vita, cioè di dare un senso alla vita, il teatro, la rappresentazione, la letteratura, la cultura, tutto questo. Ecco, e lo troviamo a tutti i livelli, in Shakespeare direi il punto centrale, ma non soltanto in Shakespeare, lo troviamo in cultura, ma senza fare tanti esempi qui. Invece magari ne faccio soltanto uno che è musicale, che è quello di Wagner, proprio come in Wagner, il finale del Ring, il crepuscolo degli dei e poi il finale del Parsifal. E questi due finali, noi vogliamo una cosa fondamentale, viene messa in scena una cosa fondamentale, cioè alla fine gli attori si rivolgono verso il pubblico e camminano verso di essi per stabilire un rapporto con il pubblico, come dire, il teatro, la finzione si sgretola attentando, ma di fatto non è riuscita in questi suoi tentativi, e si rivolge direttamente al pubblico. Nel finale del Parsifal abbiamo questo, nel finale del Ring, quando il Valhalla va in fuoco, va in fiamme e il Reno invade la scena, gli astanti lì sulla scena si rivolgono improvvisamente agli spettatori e li guardano come attoniti. Ora che facciamo? Che il Valhalla non c'è più? Il Valhalla vuol dire Dio, gli dèi, cioè il senso. Chi ci assicurava il senso? Non c'è più. E allora tocca a noi. Ecco il punto, tocca a noi. E anche nel Parsifal, al di là della battuta finale che sarebbe venuto da discutere, in tutto cara, redenzione al redentore, come finisce, di che si tratta? Beh, si tratta del fatto che forse dobbiamo prendere coscienza che il redentore vero è colui, Parsifal, è tale perché ci ha liberato dal bisogno che l'uomo ha della redenzione, un bisogno che l'uomo ha delle illusioni, il bisogno che l'uomo ha dell'assoluto. Ecco, lui ci libera di questo, come diceva Nietzsche, l'uomo deve essere tale perché è in grado di guardare in faccia la realtà, senza nascondersi dietro facili illusioni. Ecco, tutto questo lo troviamo in Shakespeare, del primo, che porta in grande, porta avanti questo.
porta avanti questa dimensione di una, ripeto, di una dimensione dove il senso perde ogni sua esistenza. Il senso, come se non c'è un senso finale, non c'è, vale a dire, in Shakespeare, una catarsi finale. I personaggi sono sempre consapevoli di questa assenza di catarsi, della distruzione di fronte alla quale si trovano e che non possono davvero correggere, non c'è niente da fare. E in questo senso, l'ho detto più volte, qui abbiamo a che fare con drammi, quelli di Shakespeare sono dei drammi. Drammi perché, vuol dire, lasciano, o meglio, constatano una terra desolata, dove è difficile far fiorire qualche cosa. E tuttavia ci si deve impegnare, non è un abbandono, ci si deve impegnare senza illudersi. Si richiede un impegno, ma un impegno senza facili, semplici illusioni che tutto verrà rifatto, no. No, Edgar per esempio sa quanto è difficile fare tutto, e non soltanto Edgar. Anche Fortebraccio, Orazio, gli dice io ti parlerò, ti rapinarverò, tutto quello che è accaduto. Beh, insomma, è accaduto tanto. E su tutto, come sappiamo, ha detto la stessa ultima parola, che è quella di silenzio. Non si possono mettere in parole, non si può razionalizzare più che tanto. E la tempesta inizia proprio come una tempesta. Gli spettatori osservano una tempesta e poi poco dopo si accorgono che questa tempesta è una finzione, è finta, è opera di Prospero. Nella tempesta c'è una cosa interessante, sono dei marinai che su questa nave, oggetto appunto come dice la tempesta, c'è il re di Napoli, il duca di Milano, il figlio del re di Napoli, il fratello del re di Napoli e così via, il consigliere del re, e sono personaggi importanti. C'è la tempesta fortissima, chiaramente la nave sta andando a fondo, e allora qualcuno sale su per parlare col capitano della nave, ma insomma dice rendetevi conto di chi avete a bordo, che è una cosa simpatica, questo rendetevi conto di chi avete a bordo. Rammentatevi chi hai a bordo, e il nostromo risponde: nessuno che ami più di me stesso. Quindi, se tento di salvare la nave, in primo luogo lo faccio per me stesso, no? Non per il re. Se salvo che salvo anche il re, insomma, è inutile dirmi: rammentati di chi hai a bordo. Nel frattempo che si svolge questa tempesta, nella scena prima e nella scena seconda, capiamo subito che la tempesta è stata un artificio costruito da Prospero, che è una sorta di mago. Di mago nel senso che è colui che è in grado di dominare la natura e i fenomeni della natura. Riesce a far sprigionare una terribile tempesta con l'aiuto di questo Ariel, che è questo servitore, ricordate che vi dicevo prima, che rappresenta, lo vedremo sempre meglio, l'assoluto, o il tentativo di Prospero di raggiungere l'assoluto superando la contingenza rappresentata da Califan, vediamo fino alla fine questo Califan, e ci rendiamo conto che la tempesta è stata creata e artificiale, perché nella seconda scena siamo nell'isola, in quest'isola, un'isola che nessuno ha mai identificato, però dalle indicazioni che vengono qui si dovrebbe trovare tra la Tunisia e la Sicilia, perché il re Alonso, il re di Napoli, era andato in Tunisia per far sposare la figlia al re di Tunisia, e a ritorno da questo matrimonio c'era una flotta intera, però stata scatenata da Prospero una tempesta in modo tale che sia risucchiata nella tempesta soltanto la nave del re. E c'è la Miranda, che è la figlia di Prospero, che dice: se con la vostra arte, mio carissimo padre, avete gettato le acque selvagge in questo fragore, ora calmatele. E poi aggiunge: come ho sofferto con quelli che vivi soffrono. E questa è la presentazione di Miranda, cioè Miranda è presentata come una giovane ragazza, figlia di Prospero, che la cui dimensione, il cui sentire è in primo luogo un sentire di pietas,
di compassione per gli altri. Ecco, lei ha sofferto vedendo quelli che soffrivano. E il padre le dice, ma no, non è successo nulla, stai tranquilla, perché non solo nessuno si è fatto nulla, ma al limite addirittura nessuno si è neanche bagnato. E tant'è che poi gli stessi naufraghi, quando si svegliano sulla riva, scoprono con loro grande sorpresa che i loro abiti non sono affatto macchiati, bagnati, anzi sono più splendenti di prima. Come mai? Cos'è questo artificio che vive qui, che c'è qui nell'isola? E Prospero dice alla figlia di calmarsi, di non avere paura, che non è stato fatto nessun male da nessuna parte. Anzi, dice Prospero, nulla ho fatto se non per il tuo bene. E perché? Perché Prospero sapeva che nella nave del re c'era il figlio del re, e il figlio del re sarebbe stato, gli auspici di Prospero, sarebbe diventato il marito di Miranda. Perché la storia a questo punto, anzi così lo vediamo anche con il testo, Prospero dice: è tempo che io ti dica di più quello che è accaduto, cioè di raccontare quello che è accaduto. Il modo però in cui Prospero racconta è un po' il modo in cui Prospero agisce in generale sull'isola, e questo modo è un modo caratterizzato dal disputismo, dalla violenza. Prospero non è un uomo, Prospero è un mago, ma è un mago cattivo che vuole vendicarsi di quanto ha sofferto, di quello che è accaduto. E vediamo quello che è accaduto. Dice alla figlia: beh, insomma, siedi, devi sapere di più. Anche se Miranda dice: ma già altre volte avete tentato di raccontarmi quanto era accaduto precedentemente, quando ero bambina, ma non eravete mai, siete mai arrivati alla conclusione. E ora Prospero dice: ora ti racconto tutto, sta attenta. Ecco, questo sta attenta è ripetuto in modo anche imperativo, stai attenta a quello che ti dico. E comincia a raccontare che lui era il duca di Milano, il che vuol dire che era uno dei personaggi del potere più illustri d'Italia, e solo che lui era molto preso dallo studio, in particolare dallo studio delle arti magiche, e allora preferiva studiare più che comandare. E avendo un fratello, Antonio, che lui dopo Miranda era la persona che più amava, essendo la moglie morta molto presto, allora aveva delegato il fratello alla guida del Ducato di Milano, insomma a occuparsi, per così dire, degli affari terreni. Ma il fratello, a forza di occuparsi degli affari terreni, comincia a piacergli questa occupazione, tanto gli piace che si accorda con il re di Napoli, perché insomma se lo fanno diventare lui duca vero, autentico, insomma cercando di togliere di mezzo Prospero, lui si sarebbe riconosciuto subordinato a Napoli, però avrebbe avuto il potere di Milano. Ecco, tutto questo il padre lo sa. Una notte entrano nella casa di Prospero, arrestano Prospero e la figlia, poi li conducono al mare, li lasciano su una barca da soli. Fortunatamente dice che un consigliere del re di Napoli, che si chiama Gonzalo, che sarà uno dei protagonisti della tempesta, Gonzalo era l'unico buono di tutta questa combriccola, ci ha aiutato, ci ha dato dei liberi, ci ha dato dei vestiti, e soprattutto ha dato a me, prima di abbandonarmi nella barca e tornare, i libri per me più preziosi, quelli che poi lui studierà nell'isola e grazie ai quali acquisterà questo potere di governare la natura, i fenomeni naturali. E allora noi dice, siamo stati strappati da lì e siamo giunti qui, e poi tutto sommato è un bene. E aggiunge: mi stai ascoltando, Miranda? Ma sì, con la massima attenzione. Allora riprende il racconto e subito dopo ancora dice: ma tu mi ascolti? Ecco, questa insistenza, ma mi ascolti bene, continua ad ascoltarmi, questa mi senti continuamente, come se dovesse raccontare qualche cosa che questo qualcosa è come qualcosa che si deve imporre all'attenzione della figlia, di Miranda. E quindi racconta un po' tutto.
molto. Sì, che Miranda sappia, dice, allora ti racconto questo perché la tempesta di oggi è la conclusione di tutto quanto è accaduto, perché tutti coloro che mi hanno fatto del male erano lì, nella barca, in questa nave. E io ho distrutto questa nave, ho fatto in modo che tutti si ritrovassero qui sull'isola. Perché? Beh, per arrivare a una sorta di resa dei conti, dopo 12 anni che noi siamo stati abbandonati qui sull'isola. Quindi, ho trascorso 12 anni, la bambina pare che avesse 3 anni, quindi qui Miranda dovrebbe avere in questo momento sui 15 anni, 15-16 anni. La Miranda chiede, ma perché non ci hanno ucciso allora? E lui, Prospero, dice, beh no, non ci hanno uccisi perché Antonio sapeva bene l'affetto che il popolo di Milano mi portava. E dunque, nel nome di questo affetto, ha preferito dire che io sono sparito improvvisamente, ma non ucciso. Questa battuta, la ricorderete, è una battuta che si trova da Amleto, ovvero quando Laerte chiede al re, dopo l'uccisione del padre di Polonio, dopo che Amleto l'ha ucciso, dice, ma perché non l'avete ucciso subito? Dice, non potevo farlo per due buone ragioni, una perché la regina mi è cara, senza la quale non saprei neanche muovermi, è troppo affezionata al figlio, e la seconda, e non meno grave ragione, è che Laerte, gli dico, Amleto è molto amato dal padre. E quindi non potevo davvero ucciderla, ho preferito andare in Inghilterra e farlo uccidere lì, poi sapete bene come sono andate le cose in modo diverso. Quindi anche qua c'è questa ripresa, no, ero troppo amato dal popolo. Quindi dice a Miranda, ho portato su questa stessa spiaggia i miei nemici, ma ora non domandare più e riposati, sempre la sua magia fa sì che la figlia si addormenti. E Prospero, chiamando Ariel, gli dice, bene, adesso tu pensa a fare in modo che i naufraghi siano sparpagliati sulla spiaggia, che non si ritrovino tutti insieme, e soprattutto fa in modo che il figlio del re sia da solo, perché è quello che più gli interessa, perché lo possa incontrare Miranda. Questo incontro del figlio del re, Ferdinando, e Miranda sarà. E Ariel assicura Prospero che non è successo nulla, che tutti stanno benissimo, e Prospero aggiunge che c'è ancora del lavoro da fare. Metà del giorno è passata perché la durata di questa tempesta è in fondo la durata dello spettacolo, che dovrebbe svolgersi in 3 ore, perché dopo la tempesta viene detto metà del giorno è passata e di 2 clessidre almeno il tempo tra adesso e le 6 deve essere speso da entrambi nel modo più proficuo, quindi grosso modo mancano 3 ore, che era la durata dello spettacolo. Allora il tempo narrato, il tempo raccontato e il tempo reale in questo caso vanno a coincidere. Non c'entra niente, ma questa coincidenza dei tempi quando accade è sempre importante. Per esempio c'è un film western, uno dei grandi western, che è Mezzogiorno di Fuoco, in cui Gary Cooper, se ricordate, chi l'ha visto, in cui il tempo reale, il tempo narrato vengono a coincidere esattamente. Dunque, intanto sì, Ariel dice che però lui poi vorrebbe la sua libertà, e qui Prospero racconta che dice, ma hai dimenticato che la turpe strega Sicorax, che per becchiare perfidia si era incurvata tutta con un cerchio, ti aveva messo dentro un tronco di un albero nella spaccatura di un pino, e in questa morsa dolorosamente rimanesti imprigionato una 12 anni. E lasciandoti là dentro, dove tu urlavi, lamenti, nessuno ti avrebbe salvato se non fossi tutto io qui su quest'isola. Ariel dice, va bene, allora aspetterò che sia tu, dato che
dato che il Prospero minaccia Ariel, qualora Ariel non volesse ancora ubbidirgli, lui l'avrebbe a sua volta rinchiuso nel tronco di un pino, Ariel dice: d'accordo, allora io farò come tu vuoi, farò tutto quello che tu desideri, e spero che tu mi attenda la parola, vale a dire che dopo tutto questo ti libererai. Cosa che accadrà quando ci sarà un riconoscimento di tutti, con tutti, lui sarà libero. Libero Ariel, eh? Ariel, ricordate che rappresenta questo sforzo, questo tentativo di Prospero di trovare un senso, che è il senso definitivo. Questo è Ariel, a differenza di Calibano. Calibano, quando la prima volta gli viene presentato, lavora sempre, colui che porta la legna, si occupa di portare da mangiare, di fare la legna per scaldare, insomma tutti i lavori manuali sono propri di Caliban, e Caliban, appena si viene presentato, si lamenta di quanto deve fare, dice: quest'isola è mia, perché l'isola era di mia madre, Sicorax era la regina, era reso per comandare quest'isola, poi sei arrivato tu, lei è morta e sei diventato tu il padrone, e io, che da figlio della regina dovevo essere il re, cioè re di quest'isola, invece sono un tuo schiavo, perché tu fai di me quello che vuoi. Quest'isola è mia, mi venne da Sicorax, mia madre, tu me l'hai presa. Appena arrivato mi accarezzavi e mi tenevi nel cuore, mi davi acqua con dentro i mirtilli e mi insegnavi a nominare la luce più grande e quella più piccola, il sole e la luna, no? Che bruciano di giorno e di notte. Allora ti amavo e ti mostravo tutte le qualità dell'isola, le sorgenti d'acqua dolce, i fossi d'acqua salata, i luoghi sterili e quelli fertili. Maledetto me per averlo fatto, e ora tu mi tratti così. C'è anche da dire però che Prospero ha dalla sua, scusate questo maltrattamento nei confronti di Calibano, il fatto che Calibano pare che un giorno abbia tentato di violare l'onore di Miranda, della figlia, e allora Prospero, che lo ha sorpreso, dice: adesso da adesso in poi sarai punito, come tu mi hai detto immagini. E anche Miranda, devo dire, l'unico con il quale, verso il quale ha parole dure, è proprio Calibano, anche se Calibano ha questa battuta quando Prospero dice: io ti ho impedito che tu violassi mia figlia. Calibano dice: oh, magari non l'avessi fatto, tu me l'hai impedito, altrimenti avrei popolato quest'isola di tanti calibani. Ecco, c'è una prospettiva. E Calibano ammette ancora: mi avete insegnato, sia Prospero che Miranda, mi avete insegnato a parlare come voi, e quello che ho guadagnato è questo, che ora so maledire. Ecco il risultato dell'aver appreso a parlare. Intanto il figlio del re, Ferdinando, che è isolato, viene raggiunto da Ariel. Ariel nessuno lo può vedere, solo Prospero lo può vedere, si manifesta sempre con suoni e porta la persona che deve in qualche modo guidare verso il punto, in questo caso conduce con le sue canzoni, attirandolo con il suo canto, conduce Ferdinando nel luogo dove lo aspetta Prospero, lo aspettano Prospero e Miranda. Ferdinando sente questa musica, non si riesce a capacitare da dove venga, e poi improvvisamente si trova davanti Prospero e Miranda. Miranda, che non ha mai visto un uomo se non il padre e il brutto, insomma, mostro brutto Calibano, appena vede Ferdinando ne rimane abbagliata. Dice: cos'è questo? Uno spirito? Mio Dio, come si guarda intorno, che splendida figura, padre, ma è uno spirito. E Prospero dice: no, non è uno spirito, mangia e dorme e ha gli stessi sensi che abbiamo noi, proprio gli stessi, il giovane che tu vedi è scampato al naufragio. E se non fosse stato appena toccato dal dolore, cancro della bellezza, potresti dire che è un bell'uomo. Ha perso i suoi compagni e vaga in giro per ritrovarli. E Miranda: ma io dico che è una cosa divina, perché mai in natura ho visto nulla di più perfetto? Beh, certo, proprio perché
E Ferdinando vede questa bellissima ragazza e dice: ma tu sei una dea, o esisti realmente? Insomma, neanche si incontrano e già Ferdinando, i due si dichiarano perdutamente innamorati l'uno dell'altro, che poi è quello che Prospero voleva, anche se ultimamente insiste sul fatto: bene che voi vi amiate, bene che voi vedrete, vi sposerete, però al momento dovete mantenere la giusta distanza, guai altrimenti, e quindi è sempre attento su questo. Dice infatti: una vittoria troppo facile, dice Prospero, toglie valore al premio, dice Ferdinando, quindi stai attento. Perché Ferdinando riesca a raggiungere l'obiettivo, il suo fine, Prospero vuole che Ferdinando, insomma, patisca un po', dove il patire consiste nel fare dei lavori manuali. Miranda non vorrebbe, invece il re vuole, perché si deve rendere conto che lui è qui nell'isola dove a dominare il padrone di quest'isola, che è Prospero, e quindi anche Ferdinando deve chinare la testa di fronte a Prospero. Gli fa portare della legna, cose che faceva fare a Caritano, anche se Miranda non vorrebbe che il suo amato, insomma, si sforzi tanto, addirittura gli dice: ma faccio io, prendo io la legna. E giustamente Ferdinando non vuole. Siamo arrivati rapidamente al secondo atto, dove il secondo atto è quello dove sono insieme il gruppo del re Alonso con Gonzaga, il fratello. Ecco, in questo atto secondo ci sono delle cose importanti da tenere presente, vale a dire il fatto che c'è un po' la storia del mondo. Ma tutta la tempesta un po' ripercorre la storia del mondo. La storia del mondo che inizia non a caso con un fratricidio, che è una bella. Ecco, questo fratricidio si continua sempre. Intanto c'è già una sorta di fratricidio quando Antonio voleva addirittura uccidere Prospero, no? E lo caccia, anche lì c'è un tradimento tra fratelli. E qui assistiamo, in un momento determinato di questo secondo atto, al momento in cui tutti sono presi da un improvviso sonno, tranne Antonio e Sebastiano. Antonio, che è il duca di Milano, cioè che è il fratello di Prospero, e Sebastiano, che è il fratello del re Alonso. Allora i due si rendono conto di essere i due soli, con gli occhi aperti, gli altri dormono, e cominciano a parlare tra di loro del fatto che, insomma, se non ci fosse Alonso, dice Antonio, tu potresti diventare re di Napoli, perché non fare questo, perché non uccidere Alonso con Gonzalo? Insomma, si convincono che la cosa si può fare, che possono uccidere i due e poi Sebastiano sarebbe diventato re di Napoli e grazie all'aiuto di Antonio, anzi, lo avrebbe liberato dal dover pagare una tassa annuale che appunto il Ducato di Milano pagava al Regno di Napoli. I due sono d'accordo, estraggono la spada, ma proprio in quel momento Ariel fa svegliare Gonzalo, il vecchio consigliere del re Alonso, il quale Gonzalo grida perché vede i due armati. Allora si sveglia anche il re, dice: ma che sta succedendo? E i due dicono: no, niente, che abbiamo sentito degli strani rumori, come se ci fosse un leone o più leoni qui intorno, e quindi erano pronti a difendervi. Ecco, un altro punto importante che c'è in questo secondo atto è quando Gonzalo, vedendo questa terra deserta, dice: se io governassi questo luogo, quest'isola, farei queste cose. È importante questa dichiarazione di Gonzalo, perché è un po' la trasposizione dell'utopia di Tommaso Moro, dell'isola utopica di Tommaso Moro, no? È l'utopia del Cinquecento, rispetto alla quale Shakespeare ha chiaramente un atteggiamento ironico rispetto all'utopia cinquecentesca.
E questo rivela anche la modernità di Shakespeare in questa ironia. Perché vedete come presenta questa utopia attraverso Gonzalo? Gonzalo dice: ah, se io nel mio stato governerei, questo è importante perché governerei, ci vuole qualcuno che decide magari che nessuno debba decidere, però bisogna decidere che nessuno debba decidere. Allora dice: nel mio stato governerei eseguendo tutto contrariamente agli usi, non ammetterei nessun genere di commercio, i magistrati neanche il nome, le lettere sconosciute, ricchezze, povertà, qualunque servitù, più niente, contratti, successioni, confini, delimitazioni di terre, colture, vigneti, niente, non uso di metallo, non grano, non vino, non olio, niente lavoro, gli uomini tutti in ozio, tutti, e anche le donne, ma innocenti e pure, sovranità nessuna. Ed è chiaro che Salve e Sebastiano, i due Sebastiano e Antonio, ironizzano, perché quando lui dice sovranità nessuna, fanno notare che la parte finale di questa Costituzione si è scordata all'inizio, che diceva: se io governassi, farei questo e questo. Quindi poi dice: sovranità nessuna, tranne quella sua, che decide è tutto questo e determina tutto questo. Dunque, sempre per questo, in questo secondo atto, il gruppo, un'altra, nella seconda scena di questo secondo atto, c'è un altro gruppetto costituito da due, che sono due marinai semplici della nave, uno dei quali era il responsabile del vivere, il minattiere, diciamo, del re Alonso, e uno si chiama Trinculo e l'altro si chiama Stefano. E, insomma, si riconoscono, adesso senza stare a dire tanto, uno dei due ha con sé una borraccia di vino, tutti e due cominciano a bere, incontrano Caridano e fanno bere anche Caridano. Caridano apprezza questo vino e in qualche modo è conquistato da questo Stefano. E gli dice: ma io ti ho visto, tu stavi nella luna, ti ho ammirato tante volte, io vorrei che tu fossi il re di quest'isola, perché tu mi sembri veramente adatto a fare il re, io farò tutto quello che tu dici, giuro, dice Caribano, su questa bottiglia di essere tuo subito fedele. Quel tipo non è terreno, ma qualcosa di divino, e anzi aggiunge: io ti ho visto lassù nella luna, sempre la mia padrona ti indicava a me col cane la fascina, e io ti adoro. Ecco, insomma, Caribana ha bisogno che ci sia qualcuno che in qualche modo lo domini, e aggiunge: ti indicherò le sorgenti più ricche di quest'isola, per te raccoglierò le bacche e andrò a pescare, a te procurerò la legna che ti occorre, e peste sul tiranno che servo, nemmeno un cecco a lui, seguirò solo te, uomo meraviglioso. Intanto poi siamo nella scena terza, nell'atto terzo, Ferdinando e Miranda si dichiarano l'amore, un amore reciproco, ritorna nella seconda scena i tre, Trinculo, Stefano e Caribano, ed è Caribano cerca di convincere Stefano e Trinculo, questi due marinai di uccidere il suo padrone, cioè Prospero. Dice: uccidete il mio padrone che è cattivissimo, uccidetelo, conficcategli un legno nella testa, fate del male. E poi dice: non solo avrete l'isola, ma avrete anche la figlia, che è bellissima. E allora Stefano dice: beh, questo veramente mi convince, cerchiamo di farlo, di liberarti. Però siccome gira su tutto Ariel, e Ariel si manifesta sempre con la musica, i due sono impressionati da questa musica che sentono nell'aria in generale, e chiedono che cos'è, ma lo chiedono con timore. E allora Caribano dice, e questa battuta, questo pezzo di Caribano è una delle parti più belle qui della tempesta. Caribano dice: non devi aver paura, l'isola è piena di rumori,
suoni e dolci arie che danno piacere e non fanno male. A volte sento mille strumenti vibrare e mormorarmi alle orecchie, e a volte voci che, pur se mi sono svegliato, dopo un lungo sonno, mi fanno addormentare di nuovo. E poi, sognando, vedevo spalancarsi le nuvole e apparire ricchezze pronte a cadere su di me. Così, svegliandomi, piangevo per sognare ancora. Ecco, questo è Caribano, che non sapeva parlare e che invece è in grado di formulare un discorso che è una vera poesia. E che poi è importante questo dominio di Califano, sempre Califano parla bene, parla poeticamente. Lui, un mostro che non sapeva parlare, ha conquistato l'arte della parola. E dunque, intanto Prospero, vediamo un po' altri punti, siamo nell'atto quarto, e nell'atto quarto Prospero fa smettere di lavorare a Ferdinando, non vuole più che lavori, dice che i due si sposeranno, e anzi mette su una mascherata, una sorta di spettacolo, uno spettacolo per loro, promessi sposi. E in questo spettacolo, aiutato ovviamente da Ariel, compaiono delle divinità, gli spiriti di vita che si fanno realtà concretamente, che sono Cerere, Giunone e Iris. Varie battute di queste tre dee che incantano i due giovani, e Fernando dice: ma questa è una visione reale e magicamente armoniosa, posso osare di chiamarli spiriti? E Prospero: spiriti che con la mia arte ho evocato dai loro confini per inscenare queste mie fantasie. E Ferdinando: fatemi vivere qui per sempre, un padre così prodigioso e così saggio rende questo luogo il paradiso. Ecco, Ferdinando è conquistato dalle capacità di pace di Prospero, e anzi vorrebbe vivere lì tutta la vita con Prospero, questo grande, questo mago formidabile, e la figlia che dovrebbe sposare. Ma improvvisamente Prospero si ricorda della congiura che Calibano voleva fare con Trinculo e Stefano, che lui sa tutto, grazie ad Ariel che governa e controlla tutto. E allora dice: basta con questa sceneggiata, con questa mascherata, e perché devo pensare adesso ai culturali. E Ferdinando nota che Prospero ha cambiato di umore, e Prospero: sì, è vero, ho altro da fare, ed è bene che voi ora vi allontaniate da qua. E dice, e questa è una delle battute, insomma, che fanno della tempesta la tempesta, dice Prospero a questo proposito: il nostro spettacolo è finito, lo spettacolo con Iris, Giunone, le dee, insomma, e il nostro spettacolo è finito, questi nostri attori, come ti avevo detto, erano tutti spiriti, e si sono dissolti nell'aria sottile, e come l'edificio senza fondamenta di questa visione, le torri ricoperte dalle nubi, i palazzi sontuosi, i templi solenni, questo stesso vasto globo, sì, è quello che contiene tutto, si dissolverà, come la scena priva di sostanza ora svanita, tutto svanirà, senza lasciare traccia. Si dice, era una commedia che io ho messo su, un'illusione, e svanisce, come nella vita svanisce tutto, nulla dura in eterno, non c'è nulla di assoluto. Lui sta confessando questa sua sconfitta finale, la consapevolezza, insomma, di una sconfitta. Noi siamo della materia di cui sono fatti i sogni, e la nostra piccola vita è circondata da un sonno. Questa è una battuta famosissima. Noi siamo della materia di cui sono fatti i sogni,
che, se ricordate, poi è strettamente connessa con una battuta, con il monologo finale, l'ultimo monologo di Macbeth, no? Quando Macbeth, avendo saputo della morte della moglie, dice: beh, sarebbe dovuta morire, quel finale che inizia con domani e domani e domani, il tempo che passa inesorabilmente. Riconoscere l'inesorabilità del tempo vuol dire riconoscere che il tempo non lo si può vincere, che nessuna eternità è in grado di togliere il tempo. Siamo nel tempo, domani, domani, a piccoli passi da un giorno all'altro, fino all'ultima sillaba del tempo prescritto. E tutti i nostri ieri hanno illuminato a degli stolti la via che conduce alla morte polverosa. Spegniti, spegniti, corta candela, che è quella della vita. La vita non è che un'ombra che cammina, vedete come si chiama questa consapevolezza di Shakespeare. La vita non è che un'ombra che cammina, un povero attore che si pavoneggia e si agita per tutta la sua ora, sulla scena, e del quale poi non si ode più nulla. È una storia raccontata da un idiota, piena di rumore e furia, che non significa nulla. Ecco, esattamente quello che viene fuori, è soltanto un sogno. Guardate che sono gli anni in cui, per altri versi, Calderon della Barca scrive: la vita è sogno. Quindi c'è questa concomitanza di eventi che è importante. E qui nella tempesta viene portata alle estreme conseguenze questa consapevolezza del tempo che passa e che non si può correggere. E quindi della contingenza, cioè della vita. La vita non la si può rappresentare fino alla fine. Si tenta di rappresentarla, cioè di metterla in rappresentazione, cioè di farle, di assegnarle un fine assoluto. Ma questo non c'è mai, non è mai possibile. Ecco, dopodiché intanto si avvicinano Calibano, Stefano e Trinculo, Prospero fa, dice ad Ariel di mettere fuori dalla grotta, dove dovrebbe stare Prospero, lì a dormire per essere ucciso dai tre, fa mettere fuori degli abiti molto belli. Conoscendo insomma i soggetti di cui si parla, perché infatti non appena Trinculo e Stefano vedono questi abiti meravigliosi, li prendono subito e cominciano a provarli, ognuno vuole quello più bello per sé, laddove invece Calibano dice: ma che fare, perdete tempo con quegli stracci, dobbiamo entrare nella grotta e uccidere Prospero, ma lasciaci stare adesso, io mi devo mettere questa veste regale perché presto sarò il re di quest'isola. Insomma, Calibano nel frattempo Ariel dice tutto quello che è accaduto a Prospero, e Prospero lo rassicura che fra poco tutto avrà fine e che lui potrà riprendere la sua libertà. Ma in questo dialogo, uno degli ultimi tra Ariel e Prospero, Ariel, ripeto, che rappresenta Sillaria e di Aria, però rappresenta, ricordate, l'illusione, il tentativo di vincere, di vincere la morte, di vincere il tempo. Ecco, Prospero fa questa affermazione, che è molto vicina a quella che abbiamo visto prima, a proposito del sonno che ci avvolge, e dice, si rende conto di una cosa, che lui inizialmente voleva vendicarsi di coloro che gli hanno fatto tanto male per 12 anni, cacciandolo e lasciandolo in quest'isola abbandonata, ma adesso però che ci li ha nel suo dominio, sotto controllo, si accorge che la vendetta non ha senso. E questo è importante. E così afferma: le opere della virtù sono più rare di quelle della vendetta, ma proprio per questa rarità sono più importanti, hanno senso. Insomma, sta dicendo che la vendetta deve essere abbandonata. La vendetta. In nome di che cosa? In nome delle opere buone, come dire, delle opere della virtù. Queste sì che sono le opere importanti. Le opere della virtù sono, quella dichiarazione di maturità di cui abbiamo parlato, che confessava per primo Edgar,
e che anche Prospero di conoscere la dimensione, cioè di rendersi conto che quello che bisogna fare è venire incontro agli altri, non vendicarsi. Insomma, il passato non va vendicato come tale, ma va semmai ricordato, rammemorato, sempre quello che ha di buono e di cattivo, ricordato, non vendicato. Le opere della vita sono più rare di quelle della vendetta. Stiamo terminando questa rapida lettura del testo, questo per chi non se lo ricordasse. Intanto il gruppo del re, dei fratelli vari si è avvicinato alla grotta e Prospero appare. E loro non si rendono quasi conto com'è possibile che Prospero, che daranno per morto, e Prospero dice: beh, poi vi racconterò tutto. Oh, e qui c'è una battuta del re Alonso che dice a un certo punto dice che quello che capita in quest'isola è qualcosa di enigmatico, di misterioso, che non si riesce a comprendere, compreso la presenza di Prospero. E Prospero dice, Alonso dice che c'è qualcosa di miracoloso, qualcosa di strano, è un labirinto in cui ci si perde. E Prospero dice, se voi avete pazienza, io vi chiarirò tutto, fra poco vi dirò tutto. Ecco, questo è importante, tanto se avete pazienza, non siate impazienti, prendila con Kafka, non siate impazienti, l'impazienza va sempre punita, perché l'impazienza pretende di raggiungere subito il risultato, e invece bisogna avanzare un po' alla volta, bisogna prendere coscienza un po' alla volta. Io in questo vi aiuterò. E poi questo labirinto mi sembra di perdermi in un labirinto, sono dentro, e la pazienza rimedicata da Prospero ci dice una cosa precisa, che di fatto il labirinto è la parabola stessa della tempesta. La tempesta è una parabola, è un labirinto perché è una parabola. E la parabola non si può pretendere di chiarirla subito, o meglio, non si può pretendere di chiarirla con i mezzi logici, intellettuali. Una parabola non si chiarisce mai, il significato di una parabola non emerge mai in modo assoluto, perché la si può sempre interpretare e reinterpretare. Questo è il proprio della parabola, per questo Kafka chiamava le sue creazioni parabole, proprio perché non si chiariscono mai una volta per tutte, non solo, ma non si chiariscono mai una volta per tutte perché non le si può chiarire o non lo si può spiegare stando all'esterno. La parabola richiede che si entri nella parabola, cioè che si partecipi alla parabola, bisogna farne parte della parabola, ma se si fa parte e si sta dentro la parabola è evidente che non la si può spiegare, la si può comprendere a mano, di volta in volta, ma mai in modo definitivo. Potrebbe farlo soltanto chi pretendesse di stare fuori. Ecco, ma questo stare fuori Shakespeare lo esclude, perché di fatto esclude che si possa dare una spiegazione logica e quindi definitiva alle sue pièce, compresa questa, la tempesta. Non richiede una spiegazione definitiva, richiede che non la comprendiamo, e per comprenderla non possiamo pretendere di stare fuori e di guardare questi personaggi come se fossero delle pedine. Che noi governiamo come fa Prospero, no? O come tentano fare Prospero. Di fatto noi siamo chiamati in causa, tanto siamo chiamati in causa che Shakespeare finalmente lo dice esplicitamente. Sempre nei drammi di Shakespeare noi siamo chiamati in causa, qui che è l'ultima opera lo dice proprio, io vi ho sempre chiamati in causa, e qui Prospero si rivolge, come abbiamo detto alla fine, agli spettatori, cioè li chiama in causa, voi mi dovete aiutare. Ecco il punto, pregate per me, dice Prospero, perché? Perché io possa affrontare la realtà. Quindi non spiegarla, affrontarla, tentare di comprenderla con il vostro aiuto, non da solo. E dunque non più una dominazione, un dittatore, una dominazione, ma una dimensione di fratellanza. Questo soltanto, dice in sostanza Shakespeare attraverso Prospero, ci può aiutare. Una dimensione di fratellanza che si rafforza con la preghiera reciproca, capite? Con una sorta di perdono, da una parte il perdono e dall'altra la preghiera, l'aiuto. Dunque,
Tutto ciò implica chiaramente il riconoscimento dell'altro. E questo è importante. L'altro deve essere riconosciuto come altro, nella sua alterità, e in questo riconoscimento si può stabilire una comunione. Ed è soltanto la comunione che avvia una comunicazione vera, autentica, la comunicazione, che non è più il monologo di Prospero che parla da solo e vuole che la figlia ascolti, come era all'inizio, stai attenta, stai a sentire, ascolta, e la figlia passiva deve fare. Alla fine Prospero si accorge che le opere della virtù sono più importanti di quelle della salvezza, e la virtù implica proprio questo, implica il riconoscimento dell'altro. Punto importante, perché in fondo proprio Prospero l'altro lo aveva disconosciuto nella figura di Calibano. Calibano non è un altro, perché non è un uomo, è trattato come una bestia, come un animale. Lui che ha imparato a parlare, lui che riesce a dire quelle cose che ha detto a proposito della musica, che sono delle parole poetiche, vere e proprie. Ecco, e Calibano non era riconosciuto. Alla fine però sarà anche lui, rimarrà sull'isola, e l'isola sarà la fine sua. Intanto il re Alonso lamenta la perdita del figlio, insomma è sorpreso, da una parte vede Prospero, dall'altra parte tutti sono vicini a lui, nessuno è morto, e dice tranne mio figlio. Allora dice no, dice Prospero, c'è ancora una sorpresa, e allora lo fa entrare all'ingresso della grotta, e in fondo alla grotta il re Alonso vede il figlio che sta giocando a scacchi con Miranda. Qui c'è una battuta nel gioco degli scacchi, una battuta un po' strana, perché i due si amano follemente e sono fuori da tutto, non sanno niente di quello che accade fuori, di quello che è accaduto, nulla del passato, eppure il futuro sarà in mano loro. E sembra che loro non ci tengano, perché Miranda in fondo è mossa soltanto, ricordate, dalla pietas per gli altri, soffre per gli altri. E di fatto anche Ferdinando non è affatto interessato a governare, vorrebbe stare lì sull'isola insieme alla sua Miranda, insieme a questo padre mago meraviglioso che sembra dare e accontentare tutto e tutti di tutto. Ma non è questo il punto, non è questo il momento. Ferdinando no, non può stare sull'isola. Ferdinando deve tornare, perché lui deve regnare a Napoli, deve regnare a Milano insieme a Miranda. Questo è bello. Qui vedi la felicità, è questo che tu devi essere in grado di superare, perché la felicità la puoi non trovare, ma la devi costruire non qui, ma dove tu dovrai lavorare e vivere, nella terraferma, nel continente, a Milano, a Napoli. Lì è il lavoro, il Crodus exalta, lì devi andare e lì devi lavorare. Questo mi fa sempre pensare, ovviamente, a Dostoevskij e Fratelli Karamazov, cioè quando Alyosha vive nel convento e vive bene perché vuole essere solo, vuole pregare a Dio, vuole stare vicino a padre Zosima, e padre Zosima dice no, non è questo il luogo per te, il luogo per te è il mondo, è lì dove devi andare in mezzo al mondo. Perché lì sentirai e parteciperai delle sofferenze dei uomini. Questo è il punto fondamentale. E anche qui è la stessa cosa. Non qui sull'isola dove tutto sembra bello, facile, tranquillo, giocare a scacchi. No, in mezzo agli uomini. Lì devi andare e lì devi esercitare. Che cosa? Il governo. Di fatto Ferdinando e Miranda non vogliono governare, vogliono amministrare. Ecco. Non vogliono governare nel senso che non vogliono ribaltare le cose, vogliono amministrare nel senso che vogliono sì governare. Amministrare vuol dire governare in mezzo agli altri, governare essendo parte di un tutto, non dominando il tutto, ma partecipando a questo tutto che è la comunità, dunque facendo parte di una comunità degli uomini. Questo è un po' l'indicazione che viene data. Niente di speciale, niente di utopico secondo l'utopia cinquecentesca di Tommaso Moro, semmai quello che emerge è un'utopia estremamente moderna da Shakespeare. Shakespeare anticipa in questo la dimensione utopica, non quella di Tommaso Moro, che anzi viene ironizzata così.
ironizzano, eh? Io farei questo, quest'altro, come dice Cusano, no? Non questo, semmai l'utopia di Bloch e l'utopia di Adorno, cioè un'utopia dove l'oggetto, dove ci si rivolge non al futuro, ma al presente. O meglio, il futuro si declina, il verbo si declina al presente, non più al futuro, farò, ma faccio ora, qui. Ora che vuol dire che l'utopia si manifesta, si presenta con la capacità di far emergere nel dato presente che abbiamo il possibile. È la manifestazione del possibile. Questa è l'utopia. Che poi del resto fa tutt'uno con la dimensione profetica. La vera dimensione profetica non è la dimensione di chi prevede il futuro. Non è quello che ci interessa. Il vero profeta non è chi vede il futuro, ma il vero profeta, come diceva Blanchot, è colui che nel presente coglie l'altro del dato, l'altro del presente, dunque fa emergere l'altro, che non è un futuro ma è nel presente stesso, che noi dobbiamo essere in grado di far parlare. Ecco allora la dimensione della comunità di cui parlavo prima, che crea una comunicazione diversa, qui, oggi, senza un dominio assoluto, e quindi questo richiede questo accordo tra gli uomini. Però c'è quella battuta, vi dicevo che i due ragazzi stanno giocando a scacchi e stranamente c'è una battuta di Miranda che dice: mio adorato, tu bari. E Ferdinando: no, carissimo amore, non lo farei nemmeno per il mondo. Miranda: sì, invece, ma anche se lo facessi solo per qualche regno, ugualmente ti direi che il tuo gioco è leale. E già, tu bari. Perché dico? Colpisce un po' questa battuta, ma perché da quello che emerge fino adesso sono loro che dovranno creare o dovrebbero creare quella comunione di cui parlavo prima, cioè quel mondo, quell'utopia, che non è l'utopia che sconvolge, scardina il mondo, no, è un'utopia che in qualche modo riconosce l'altro, non vuole dominare, ma vuole riconoscerlo, vuole stabilire con l'altro un dialogo, e quindi l'altro è tale soltanto nel dialogo. Se c'è un monologo che decide quello che l'altro deve fare, beh, allora quella sì che è un dominio. Ecco, in questa utopia non c'è nessuno, in questa dimensione utopica non c'è nessuno che decida per gli altri, che decida per tutti, nessuno. Si deve decidere insieme attraverso appunto la parola e il dialogo. E siccome Ferdinando e Miranda sembrano apposta, creati, configurati apposta per andare loro, per succedere loro a Prospero, perché Prospero dice: il mio regno sarà gestito, il mio ducato, ma anche il regno di Napoli, visto che sposiamo i nostri figli, quello di Milano e quello di Napoli, beh, loro governeranno tutto, e dice lo governeranno in modo migliore, dove appunto governare per i ragazzi dovrebbe significare una amministrazione, un amministrare in mezzo agli altri, un riconoscimento degli altri, non un dominio per propria testa, se vorremmo. Però questa battuta sul barare, ma insomma, ci dice che forse le cose poi non sono mai così rose come sembrano, eh? E che forse anche questi giovani, che dovrebbero essere così, come dire, perfetti, no? Così puliti, così perfetti, forse chissà, ma perché chissà? Chissà, ma perché la perfezione, anche senza essere una perfezione utopica, nel senso ancora di Tommaso Moro, comunque, anche quella perfezione che dovrebbe essere amministrativa, quotidianamente amministrativa, forse un tocco di, come dire, di male, c'è sempre, ci potrebbe essere, perché impara, già all'inizio comincia a fare, quindi qualcosa ci dice che potrebbero andare tutto così bene, rose e fiori. Il padre Gonzaga si fa presentare questa giovane, sa chi è, e dice: bene, torneremo a casa e potremo, insomma, che ci sposeremo, e sposeranno, i nostri ragazzi si sposeranno e potranno realizzare il loro sogno, vivremo. Ecco, e a quel punto, quando tutto sembra ed è finito, che il Prospero invita tutti a entrare nella grotta, perché lì spiegherà tutto, cioè questo misterioso labirinto di cui si parlava prima, questa parabola, in qualche modo
la comincerà a dispiegare, non a spiegare, ma a dispiegare agli occhi di tutti, perché tutti ci sono dentro, nessuno è fuori. Quindi la sua non vuole essere una spiegazione, ma vuole che sia una presa di coscienza di tutti, di quanto è accaduto. Tutti ne devono prendere coscienza, perché soltanto il prendendone coscienza si può stabilire e ristabilire un rapporto, prendendo coscienza del male che si è fatto. E mentre invita tutti a entrare nella grotta, e lui vi racconterà ben presto, lui, come diciamo prima, si rivolge agli spettatori, in questo riconoscimento del teatro, che il teatro è una finzione, evidentemente. Perché? Perché ci sono gli spettatori. E lui si rivolge agli spettatori e dice: non fatemi rimanere col vostro potere in quest'isola nuda, ma scioglietemi da ogni legame con mani generose. Il vostro fiato gentile colmi le mie vene, altrimenti fallisce il mio progetto che era di dar piacere. Ora mi mancano spiriti da comandare, arte per incantare, e la mia fine è la disperazione, a meno che non sia salvato dalla preghiera. Ecco, dalla vostra preghiera, che vuol dire dal vostro riconoscimento. Quello, insomma, che alla fine Prospero confessa è la necessità del riconoscimento. Ecco, e allora, l'ultima cosa, vedete, parlavo di utopia, l'utopia rinascimentale, l'utopia assoluta, l'utopia moderna, novecentesca, che chiaramente Shakespeare attraverso Prospero preannuncia, quella in cui non si tratta di cambiare totalmente il mondo, ma si tratta di far emergere nel mondo, qui e ora, presente, l'altro. Impossibile. Quello che non è dato, ma che sembra possibile, bene, quel possibile si può realizzare, non domani ma oggi. Ed è un possibile che nulla ha dell'assoluto, di un rivolgimento assoluto, ma è un possibile che si fonda essenzialmente sul riconoscimento reciproco, quel riconoscimento che Prospero chiede al pubblico. Un riconoscimento che implica soltanto, grazie a questo riconoscimento, che vuol dire riconoscimento che l'altro c'è, e il riconoscimento dell'altro, e dunque il riconoscimento della necessità con l'altro di stabilire un dialogo, quello che si chiama una comunione all'interno di una comunità vera. Ecco, quello che emerge è la necessità della comunità. E allora, anziché parlare di utopie varie, quello che viene fuori dalla tempesta è una divisione di prospettiva. Quella che ha Prospero è una prospettiva, sono diverse prospettive sul mondo. Prospettiva vuol dire proprio dal suo punto, vuol dire il riconoscimento che non c'è un unico punto di vista, il riconoscimento di una molteplicità di punti di vista, che ognuno può avere il suo punto di vista, il riconoscimento che non c'è la verità, con la V maiuscola, unica, assoluta, ma che ci possono essere tante verità, e che queste verità devono essere messe in gioco, comunicate e messe in questione, messe in gioco per essere messe in questione. E quindi quello che abbiamo, con cui abbiamo a che fare, non è una dimensione assoluta nella quale noi dobbiamo entrare, ma è una dimensione che ciascuno di noi deve mantenere rispetto agli altri, nel riconoscere. E sono delle prospettive, ognuno ha una prospettiva sul mondo, la prospettiva di Prospero e questa finale che ha conquistato agli altri, è la prospettiva che implica il riconoscimento degli altri. Badate, di Prospero, il cui fine inizialmente non era affatto un fine prospettico che implica il riconoscimento altrui, il dialogo, la comunità, la comunicazione. Inizialmente quella di Prospero era una dimensione, anche la sua, utopica, non di un'utopia un po' così casareccia come quella di Gonzalo, che dice: ah, io farei, cambierei, deciderei. Poi casareccia è anche un po' così, perché quella è una prospettiva utopica estremamente pericolosa, quella di Gonzalo. Sembra rose e fiori, io vorrei che nessuno lavorasse, che tutti lì, ma fare che? Peso la cuccagna. Poi è una prospettiva che si impone, no? Perché dice: io governerei e farei questo, cioè tutti dovrebbero obbedire. E sono le utopie, tra virgolette, veramente pericolose. Basti pensare a quella pericolosa di Pol Pot, no? Che voleva qualcosa del genere, ma posto, è imposto con la forza estrema, senza discussione. Beh, qui nessuna utopia di quel genere, e quello che emerge e resta sono soltanto delle prospettive sul mondo che possono essere diverse. E poi in fondo questa dimensione prospettica
a me particolarmente cara, mi è particolarmente cara per un motivo, perché è la prospettiva di cui parla, e riparla, soprattutto l'ultimo Nietzsche, quando parla di prospettiva, diciamo. Come dire, è il riconoscimento che non c'è un punto di vista, ma c'è una molteplicità di punti di vista. Questo è il riconoscimento dell'altro. Forse questa è l'unica dimensione utopica, ma utopica che nega però l'utopia, almeno quella contemporanea Shakespeare. Tu mi stai bene queste cose, molto meglio, dovresti fare tu. Ecco, però quello che mi piace qui, forse. Nego, ma sai, il testo va sempre un po' forzato, eh? Per cui in questa prospettiva shakespeariana di Prospero, che Shakespeare assegna a Prospero, io ci leggo appunto, non la l'utopia rinascimentale, ma l'utopia moderna, che è proprio la modernità di Adorno, la modernità di cui parlava Jean Cotte, Shakespeare nostro contemporaneo. E vedete, vi leggo dall'introduzione, la battuta finale di Agostino Lombardo, che ha curato tutto Shakespeare nell'edizione Feltrinelli. E guardate cosa dice, le ultime tre righe. Il paradiso è perduto. Il paradiso è perduto, vuol dire l'assoluto. La verità con la V maiuscola, l'assoluto è perduto, il paradiso è perduto per sempre. E all'uomo moderno, non resta che inoltrarsi con dolore e fatica nell'enigma angoscioso della vita. Ecco, inoltrarsi, e quindi nessuna garanzia che la vita ha un fine e una fine determinata e chiara, che dà e getta luce su tutto. Niente di tutto questo, nessuna assoluta, nessuna certezza. L'uomo è quello che si incammina per tutto questo. Qui è chiaro che l'uomo moderno è l'uomo di Montaigne, ma è anche vero che l'uomo moderno può essere anche l'uomo moderno nel senso di Adorno, a mio avviso, la modernità adorniana, che è ben consapevole che non c'è nessun assoluto, anche lì. E come l'avrei portata le strane conseguenze di tutto questo. Certo, qui la modernità è il superamento del Medioevo, è il superamento di un'epoca che credeva negli assoluti, e poi si scopre che gli assoluti non ci sono. E tutto questo viene portato avanti fino ad arrivare al Novecento. Per cui Jean Cotte dice che è un nostro contemporaneo, perché proprio in questa critica degli immutabili, per così dire, questo riconoscimento che tutto muta, e noi dobbiamo incamminarci in una strada senza certezza, affacciarsi su un precipizio senza lumiere, con tutti i rischi che si possono correre. Ecco, qui il moderno e il contemporaneo, Jean Cotte o di Adorno, fanno tutto uno, si avvicinano. Beh, si possono dire un sacco di cose, ma insomma, per adesso tutto questo, va bene? Prego, abbiamo anche il microfono portatile, per cui chi vuole potesse intervenire, ci fa piacere se ci sono richieste di chiarimenti o di approfondimenti. Ricordate che è un testo difficile, Ora, il testo più difficile di Shakespeare, non so se sei d'accordo, la tempesta è veramente... Perché dietro questa favola che viene raccontata vi accorgete che ci deve essere, ma c'è qualche altra cosa. Allora tornate a leggere e piano piano scoprite queste altre cose che ci sono, che vengono a mano più avanti. È un testo che nella sua apparente immediatezza invece nasconde i voraggi veri e propri. Allora, forse io ho qualche cosa da chiederti, o insomma una sorta di scambio, diciamo, di opinioni. Intanto tu sembravi adesso accennare nell'ultima fase, nell'ultima parte, insomma, della tua lettura, della tua interpretazione,
appunto a Prospero, che è una figura, diciamo, di transizione, di cambiamento, di trasformazione. E quindi, siccome questo si interseca anche col tema del viaggio, no? Che sì. Rappresenta in qualche modo sempre anche questo processo, insomma, un po' la trasposizione simbolica, se vuoi, di una processualità, di un cambiamento, eccetera. Quindi quasi si potrebbe dire in fondo che questo lavoro shakespeariano, nell'incarnazione appunto di Prospero stesso, può essere forse inteso come una sorta di bildungs romano, no? Cioè di formazione, cioè Prospero, diciamo, comprende sempre di più la realtà, e questo lo porta anche a modificare quasi totalmente dall'inizio alla fine, modificare. Ecco. E questa crescita appunto lo porta ad una visione, se vogliamo, più democratica, diciamo, più tra virgolette libertaria. E mi sembrava, diciamo, molto attuale pure per quello che stiamo vivendo proprio in questi giorni, questa idea che tu hai sottolineato, cioè del governare e amministrare, perché poi qualche volta, insomma, i due termini si usano, diciamo, sì, disinvoltamente come due sinonimi, ma realmente non lo sono. In questo caso, solo che governare implicherebbe che dall'altro si distacca dai simili, invece il due amministrare vuol dire che sta esatto, in mezzo. Esattamente. Questa cosa mi è particolarmente piaciuta, insomma, intanto perché ha una risonanza, quindi anche politica molto, molto attuale, e poi perché di fatto noi ci siamo nell'amministrazione, siamo appunto in un luogo, il Museo Prats è un museo pubblico, un museo dello Stato, e spesso appunto si confonde effettivamente l'amministrazione con una sorta invece di coercizione, cioè qualcosa che viene dall'alto, che è calato dall'alto, che però poi non aderisce alle realtà vere. In questo la qualità, diciamo, dell'insegnamento effettivamente di Shakespeare è sorprendente. Certo. Sì, ecco, c'è questa parte, diciamo, in Shakespeare, questa parte anche politica di stare effettivamente, l'abbiamo visto anche l'altra volta, in fondo con Macbeth, non mi ricordo se era forse Antonio che citava Amleto e Ecuba, quindi non mi ricordo, con Amleto, scusami, e diciamo tutte le implicazni, appunto parlavi l'altra volta di Giacomo Primo, quindi di questo anche di questa intermittenza, diciamo, della storia reale all'interno della storia invece della funzionale. Cioè, si parla proprio di irruzione della realtà, esatto, nella storia. Irruzione. Sì, per cui insomma, diciamo, queste. Perché nell'Amleto la figura di Gertrude, ma è colpevole, non è colpevole, questa. E poi in fondo questo discolpare, perché la scrive nel momento in cui Giacomo Primo sarà troppo, Giacomo Primo il figlio di Maria Stuarda accusata di avere partecipato all'omicidio del marito, no? Soldando un sicario. Allora, insomma, tutto questo è questa che viene chiamata. Antonio Chiara, autore, Ecuba, che Smith definisce l'irruzione della storia nella letteratura. Questo caso. Sì, insomma, tutti questi passaggi, insomma, mi sembrano fondamentali, e tu sei riuscito molto bene a ricucirli, insomma, come dire, concentrando poi l'attenzione su questi fatti. Sì, quello che è importante è questa divisione, insomma, qui l'hai detto bene, quello che assistiamo è proprio un maturare di Prospero, che inizialmente vuole essere quello che decide e pensa a una trasformazione di tutto e di tutti, e poi piano piano si rende conto che le opere della virtù sono quello della vendetta. La vendetta non risolve nulla, perché la vendetta richiama altra vendetta, e così è una catena di vendetta. E allora gli meglio l'opera tanti, più basso. E vuol dire il riconoscimento degli altri, che nella vendetta appunto si usa, certo. E invece in questo si riconosce la virtù e il riconoscimento degli altri,
che inizia sin da lì. Però all'inizio troviamo solo Miranda, no? Che ha pietà, e anzi il padre dice ma tu sei troppo buono, in sostanza, no? E poi piano piano lui stesso invece assume questo atteggiamento. E quindi tra Ariel e Caribano, lui all'inizio era tutto per Ariel e contro Caribano, che Caribano era contingenza. E la contingenza proprio per quella che è, la vita per quella che è, apparentemente senza senso, dove invece Ariel dovrebbe essere lo spirito che dà senso a tutta la realtà, e poi alla fine chi rimane lì sull'isola Caribano da solo. Ecco, se io dovessi fare un libro, una cartolina per La Tempesta, sapete come la farei? La farei con una montagnola e Caribano che ha quattro zampe, perché appunto pare che sia una sorta di zampe, ha quattro zampe, si arrampica fino in cima e guarda la nave che si allontana, la nave degli altri, e lui che rimane lì solo, però finalmente padrone di se stesso, e accompagnato da quale sentimento? Nostalgia, speranza in quello che potrà fare, però lì ha quattro zampe, che guarda all'orizzonte, aspettando, ecco, aspettando qualcosa che deve accadere, e anche questo mi pare di attualità, alla fine, cioè in sostanza è la contingenza che resta da sopra, non c'è più Ariel, non c'è più l'assoluto, la contingenza, e bisogna saperla affrontare, come ci dice continuamente Beckett, essere pronti, certo, per affrontare la contingenza, nel caso di Amleto in modo totale, globale, subito, la contingenza può essere anche la morte, nel caso di Edgar un po'. La contingenza vuol dire amministrarla, essere maturo, e quindi avere questo senso di compartecipazione. Ecco, insomma, questi sono, a mio avviso, dei temi si aggrovigliano in questi drammi shakespeariani, drammi perché, ripeto, la catarsi non c'è mai. Non c'è un assoluto, una catarsi, una redenzione finale. Come nella tragedia greca, c'è un finale che dà senso, qui non c'è, si rimane sempre così. Sì, certo, ma figure tu, Ma dalla mia piccola esperienza di lettore, io non conosco nessun altro autore che lasci l'uomo così solo come Shakespeare, ma tutti i personaggi. Non ne ricordo uno, così che mi dia un barlume di compagnia con un altro, l'uomo schiacciatamente solo, non dico senza speranza, ma solo sì, in maniera eclatante. È vero, basti pensare all'Amleto, le tragedie che abbiamo fatto, per esempio, l'Amleto, la solitudine è totale, il silenzio, c'è solo il silenzio. Il Macbeth, su solitudine di Macbeth, no? Che si sente, beh, immagini dalle prime pagine poi resta solo ed è solo per sempre, è Otello. La solitudine si manifesta anche in questa incapacità di stabilire un rapporto con gli altri, nel caso di Otello, Re Lear, altra solitudine, perché è rifiutato da tutto e da tutti. Ma anche con i primari, non solo i protagonisti. Tutti sono sempre presenti. Iago nella sua solitudine. Non spiegherà mai il perché. Certo, non domandatemi altro, dice Bianco, quello che ho fatto non domandatemi altro, da questo momento taccio, dice Bianco. Beh, sì, lo tengo, insomma, no? Lo tengo, la solitudine era di casa. Ecco, qui però alla fine della tempesta. Per uscire dalla solitudine si deve riconoscere gli altri in modo esplicito, lui si fa avanti nel proscenio e si rivolge agli spettatori, e chiede a loro di aiutarlo, dunque non si può pensare di cambiare la vita stando lì da solo, bisogna aiutarsi con gli altri, questo è l'unico possibile modo, come dire, dato che non si può cambiare il mondo, perché questo è il punto, e dare al mondo la dimensione assoluta, dato che non si può redimere il mondo assegnandogli un senso assoluto, allora bisogna cambiare modo di vivere nel mondo. Ecco, non cambiare il mondo, ma cambiare modo di stare in mezzo al mondo, di stare in mezzo agli altri. Ed è questo il messaggio, insomma, finale di Prospero, che è il messaggio finale poi di Shakespeare, che non nega quello che ha detto appena
insomma, la solitudine, c'è finché non si riconosce l'alterità. E qui l'alterità viene proprio riconosciuta in modo plateale, perché proprio si rivolge agli spettatori e dice: aiutatemi voi. Se no io rimango assolutamente solo. Anche perché dice: torneremo a Milano, il governo sarà assegnato a Miranda e a Ferdinando, e io non farò altro a questo punto che pensare alla mia morte. Ogni pensiero su tre andrà alla mia tomba, dice Prospero. E quindi l'unica cosa che mi resta da fare, a meno che non mi salviate voi, e diate in qualche modo un significato, un senso, perché questo posso fare gli spettatori, anche per loro stessi, non il dissenso, è quello che emerge un po' da tutto questo. Ecco, sì. Tra l'altro anche molto moderno questo appello, diciamo, che sottolinea proprio la struttura d'appello del testo. Ma questa è la sua grandezza incommensurabile, la grandezza di Shakespeare incommensurabile, che riesce a cogliere tutti gli aspetti, no? Fino in fondo la solitudine, fino in fondo, e poi fino in fondo, insomma, emerge quello, quindi qualche cosa, ma sì, infatti deve emergere qualche cosa. Rendersi conto che non c'è un senso assoluto, ma che se non è un senso indica proprio una cosa fondamentale, che la vita richiede l'unione, la connessione di senso e di non senso. Questo è il punto fondamentale. C'è anche un'affinità con la seconda etica del giovane Luca, cioè da questo punto di vista, no? Proprio non l'etica kantiana. Non l'etica della forma, che sacrifica la vita in nome della forma. Esattamente. E qui c'è la caduta dell'illusione di dare una forma definitiva alla vita. Certo. Laddove Giovanni Lucia credeva nell'arte, diceva: beh, insomma, per l'arte si fa tutto e si deve fare tutto, cioè si deve piegare la vita in funzione dell'arte. Anzi, la donna che è morta, la donna amata, dice: solo l'ho fatta morire io, dice, perché io volevo il suo sangue per poter mettere, perché l'intonaco, il suo sangue, l'intonaco, la calce per mettere mattone su mattone per il mio edificio che volevo creare, intellettuale, no? E in questo sì, senz'altro, l'arte non è altra dalla vita. Non solo non deve subordinare a sé la vita, ma neanche deve reclamare una sua alterità rispetto alla vita, perché appunto, quando dicevo prima, che il teatro si riconosce come finzione rispetto alla vita, e se è finzione, quello che è reale è qui, è qui, no? Allora questa tragedia, questo dramma, questa tempesta non è soltanto un teatro nel teatro, perché già nell'Amleto c'era un teatro nel teatro, questo è il teatro del teatro. Vale a dire, è un'epifania del teatro, è come uno svelamento del teatro. Ora, alla fine della sua attività, Shakespeare svela che cos'è il teatro, l'epifania del teatro. E qual è? Cosa si manifesta in questa epifania del teatro? La vita. Questo è il punto. L'epifania del teatro non ci dà l'assoluto, come dovrebbe dare un'epifania dell'icona, iconica. Il teatro è un'epifania, ma che svela nessun assoluto. Non c'è assoluto, c'è la contingenza e resta Carilano, contingenza assoluta. Ariel svanisce nell'aria, l'illusione perduta. Ariel, l'assoluto, l'illusione di Prospero, no? Che voleva dare senso a tutto con la forza della cultura, usava il libro, usava la cultura, perché doveva imporre questo senso assoluto a tutti e vincere finalmente la contingenza, insomma vincere la vita. E alla fine resta la vita, e la vita significa l'accettazione, quindi rivolgersi agli altri, accettare gli altri. Vabbè, mi pare che è chiaro che queste sono soltanto delle indicazioni, spesso molto generiche, e poi, come dico sempre, che non c'è nulla di vero in questo, perché la verità è... Però appunto in fondo c'è questo riconoscimento di quello, c'è una verità, quindi quello che sono le prospettive, cioè insomma delle interpretazioni. Qui hanno una dimensione di interpretazione, e questa è un'interpretazione, come ho tentato di dare, insomma, no? Tra questo rapporto tra assoluto e contingenza, ho cercato di dare un'interpretazione. Voi potete pensarci, darne altre, e leggerete altre che ne danno altre, e così via, insomma. Io comunque ho cercato di prepararmi, non adesso, perché sono da tanto tempo, leggendo molto e poi vedendo un po' come orientare questa massa, no? Potete immaginare quello che è scritto su Shakespeare. E allora poi ognuno, l'importante è insomma comprenderlo,
comprendere un tentativo per migliorare la comprensione della salute è una prospettiva, una comprensione di volta in volta, insomma, mettendo insieme i tasselli e cercando di dire, beh, ma insomma, se qui dice la tempesta questo, nell'Amleto va detto quello, nel Rendire quest'altro, nel Macbeth, Hotel e così via, no? E quindi, insomma, far tornare in qualche modo i conti. Ogni prospettiva deve avere una sua, un suo senso prospettico, ma sensato, non così, eh? Tanto per tirare da giù, insomma. Bene, allora, noi, poi non lo so, vedremo il prossimo anno, perché il prossimo anno, Per farvi vivere. Per farvi vivere, ecco, lo ricomprendiamo per questo. E poi vedremo che cosa capiterà, succederà, il prossimo anno. Il bello è non sapere, perché c'è tutto detto, tutto è pianificato. Se fosse pianificato, allora...